Grande, grandissima emozione questa vittoria degli azzurri nel campo di Wembley, che ha il sapore di una riscossa, di una rinascita dopo mesi di limitazioni, di divieti. Un'Italia che vuole rinascere proprio con lo sport, regalando all'intera nazione un sogno. E questa finale è stata seguita da tantissime persone, anche da chi non ama il calcio, ma in questo caso ci si è trovati uniti in quella che sembrava un'impresa impossibile contro gli inglesi a casa loro, diventata realtà. Tenendo tutti e tutte con il fiato sospeso sino all'ultimo rigore magistralmente parato dal giovanissimo Donnarumma, e così quasi incredula l'Italia ha vinto. Il cielo azzurro sopra Wembley, così come lo fu 15 anni fa sopra Berlino ai mondiali, e dalla festa in campo la gente si è riversata nelle nostre piazze. Una Bassano così non ce la ricordavamo neanche più. Cori, colori, bandiere, urla di gioia, voglia di stare insieme, di condividere una gioia che sa di liberazione, pur essendo consapevoli che non si può ancora parlare di liberazione dalla pandemia. Un grido collettivo, una festa che si è protratta sino a notte inoltrata.